Vediamo ora come realizzare un percorso d'apprendimento sul tema acqua. L'acqua è una risorsa molto importante per l'umanità, questo lo sappiamo. Partiamo quindi da una lettura molto piacevole da leggere ad alta voce. La storia di una gocciolina d'acqua che si trasforma in nuvola. Alla fine della lettura, i bambini possono trovare un cruciverba da completare o cliccando sul link. Il cruciverba è sempre fatto con Learning Apps, ricordiamo che è un'app gratuita che si trova sul web. Ecco come funziona, clicco su una riga o una colonna e mi appare la domanda o la definizione e devo cominciare a digitare le lettere nella casella che viene illuminata. Oppure si può visualizzare tramite QR code. Secondo noi è molto importante dare queste due possibilità ai bambini perché in questo modo riescono a lasciar libero il computer anche ad altri membri della famiglia, intanto che col QR code visualizzano il gioco d'apprendimento su uno smartphone o su un tablet. Abbiamo poi inserito una pagina con l'approfondimento di scienze, un piccolo testo da leggere sempre ad alta voce, cosa molto importante alla scuola primaria. Una mappa concettuale sul ciclo dell'acqua presa da internet e alla fine abbiamo inserito questa volta un questionario sull'acqua realizzato con Forms. Come si fa ad inserire il questionario? Basta andare sulla scheda Inserisci, sul tasto Forms e qua vedremo apparire tutti i questionari che noi abbiamo creato. In Forms basterà selezionare il questionario desiderato e inserirlo. Possiamo modificarlo direttamente da qua. Nella terza pagina abbiamo ragionato un po' con i numeri, un po' di matematica fa sempre bene. I numeri dell'acqua. Abbiamo visto che il nostro corpo è fatto per la maggior parte d'acqua e quindi per noi è molto importante bere. Abbiamo osservato un grafico che riporta la spesa media mensile delle famiglie italiane per quanto riguarda l'acquisto di bevande. Questi sono dati rilevati dall'Istat nel 2009. Abbiamo poi inserito un questionario. Anche questa volta il questionario è stato realizzato con Forms, sempre dalla scheda Inserisci, pulsante Forms. A questo punto del percorso proponiamo un'attività in realtà aumentata. Sapete che cos'è la realtà aumentata? Inquadriamo il desktop del nostro computer, che esiste veramente, con il device sul quale avremo scaricato l'app che vedete qui riportata. In tal modo potremo aumentare tutto ciò che c'è nella realtà con nuovi contenuti. In questo caso, cliccando su questo link, per chi possiede un device Apple, è possibile creare e gestire un acquario personale, come potete vedere dall'immagine che è stata inserita nel blocco appunti. Se invece possedete un device Android, dovremo aiutare il piranha goloso a mangiare sushi. Per chi avesse difficoltà, è stata predisposta anche una pagina tutorial che accompagna l'alunno nei passi che deve fare appunto per attivare tale app. Perché proporre attività di questo tipo? Perché sicuramente aiutano a sviluppare, ad affinare quella che è la manualità fine, oltre che a far divertire gli alunni in questo momento, perché tutti abbiamo bisogno di un sorriso. Ci sono tante altre app che si possono utilizzare nella didattica, come
come quella per esempio per esplorare il corpo umano o per fare un viaggio nei pianeti. Infine, proponiamo un'attività in Minecraft. Noi abitualmente in classe utilizziamo la versione Minecraft Education Edition. In questo momento la Microsoft ha reso pubblico e gratuito l'utilizzo di Minecraft Education Edition a tutte quelle scuole che hanno Office 365 Edu. Qui è stato realizzato uno Sway che appunto insegna come costruire una fontana in Minecraft. Sway è un altro strumento che si integra perfettamente nel blocco degli appunti e, come potete vedere, scorrendo le pagine arriviamo anche a questo link delle fontane più famose d'Italia realizzato con ThinkLink. Infatti, cliccando sui vari pulsanti possiamo vedere immagini e una breve descrizione di alcune tra le fontane principali. Anche lo strumento ThinkLink si integra perfettamente all'interno del blocco degli appunti. Infine, l'attività che è stata proprio conclusa poche ore fa è stata appunto la registrazione di una lezione a distanza tenuta dalla dottoressa Michela Occhioni, che ha mostrato agli alunni della nostra classe, nella sua isola Etherland, il ciclo dell'acqua. E visto che è molto importante comunque creare una situazione di feedback con gli alunni che abbiamo dall'altra parte dello schermo, ecco che è stato predisposto un QR code che, se letto con il telefono, aprirà una pagina di Mentimeter nella quale gli alunni potranno inserire due parole che si riferiscono alla esperienza che hanno vissuto questa mattina in classe. Non solo, ma proprio perché è importante condividere con gli altri, ecco che cliccando su questa pagina sarà possibile visualizzare le parole che i nostri amici hanno a poco composto e hanno realizzato.